La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha donato alla Caritas diocesana di Vallo della Lucania 4 tonnellate di biocombustibile oggetto di un sequestro. Si tratta nello specifico di oltre 250 sacchi di pellet di legno utilizzato normalmente per il riscaldamento, sottratto al commercio illegale nel corso di una specifica attività di servizio svolta nel comune cilentano. All'esito degli opportuni accertamenti che hanno permesso di appurare la genuinità del prodotto, si è avuto modo di constatare che sulla merce era stato apposto un marchio contraffatto con il fine di eludere la normativa di settore. Per realizzare l'iniziativa Le Fiamme Gialle della Compagnia di Vallo hanno chiesto ed ottenuto all'autorità giudiziaria l'autorizzazione a poter donare in beneficenza il prodotto sequestrato, altrimenti destinato alla distruzione. Oltre a fornire un aiuto concreto a coloro che si trovano in condizioni di indigenza, soprattutto nell'approssimarsi del periodo invernale, la donazione permetterà di richiamare l'attenzione sul sempre più diffuso fenomeno della contraffazione. Al momento della consegna, avvenuta presso la sede della Caritas, alla presenza del vescovo Ciro Miniero e del direttore Don Aniello Adinolfi, sono state espresse parole di apprezzamento e gratitudine per la solidarietà manifestata, ancora una volta dalla Guardia di Finanza, la cui azione si estende anche oltre le ordinarie attività di contrasto agli illeciti.